Chi può dire che questo non sia la porta centrale? Grazie. Vada. Cosa rappresenta l'apertura di questa porta per il progetto Grande Brera? Beh, simbolicamente quello che il direttore Bredmore ha detto dall'inizio, cioè Brera che diventa il cuore della città, che si apre sulla città, collega anche lo splendore, come vediamo, della Biblioteca Braidense alla straordinaria collezione della Pinacoteca di Brera, quindi insomma, sta dentro questo progetto di grande crescita. Del resto Brera è una delle più straordinarie collezioni del mondo e in un tempo non lungo avrà i visitatori che meritano una collezione di questo tipo. E quando sarà firmato il nuovo protocollo d'intesa? Ci stiamo lavorando e quindi un tempo ragionevolmente breve. Noi abbiamo, col professor Bertelli, abbiamo cominciato nell'82 a fare questo progetto che ha, salvo l'edificio che poi hanno comprato successivamente, aveva gli stessi principi di organizzazione complessiva anche per quanto riguardava i servizi e tutto. Nell'83 abbiamo consegnato la prima parte del progetto, dove c'era da risistemare addirittura gli uffici in quel momento, non c'erano gli ascensori per andare dal piano sopra, cioè era veramente un po' da ristrutturare completamente. Questa ristrutturazione noi l'abbiamo fatta, finita, poi naturalmente ognuno è andato per conto suo e le cose sono arrivate molto dopo, però io sono contento che in fondo l'attuale sovrintendente sia così interessato a questa tradizione, insomma. Ecco, visto quanto tempo è passato prima che si realizzasse il suo progetto, lei ritiene che il progetto della Grande Brera si farà veramente? Io penso che si possa fare, non dico che si farà veramente, non lo so, perché possono capitare mille incidenti di carattere politico che possono interrompere la cosa, però diciamo nei termini in cui è stato esposto è relativamente abbastanza ragionevole, insomma, anche perché effettivamente l'edificio che in fianco avevano acquisito e anche il giardino erano due problemi che erano rimasti del tutto irrisolti, insomma. Però io È ottimista. sono abbastanza ottimista, sì. Più che così, io vorrei essere giudicato dei fatti. I fatti sono chiari. Abbiamo fatto quest'anno un enorme cambiamento dell'esperienza di Brera e non smettiamo di farlo. Abbiamo un programma che conclude con Citerio. Dopo questa pace io non so cosa fare. Dormire forse.